E qui apriamo un altro discorso importantissimo, secondo me, che è quello dei riferimenti medi, prestativi, che poi spopolano anche sui social, eccetera. Perché, faccio un esempio, passa sempre il messaggio, 100 kg di panca piana sono una prestazione entry-level, la fanno tutti quanti, le donne incinte, ok? È una prestazione proprio stupida, semplice, la fanno tutti. Ok, ma tutti chi? Perché se tu mi dici 100 kg di panca piana, tutti quelli che allenano la panca 3 volte a settimana gli dedicano 1 ora d'allenamento e lo fanno per anni e lo fanno con programmi specifici per la panca. 100 kg è una prestazione semplice. Ok, probabilmente hai ragione, probabilmente è così. Se mi dici 100 kg è una prestazione semplice per chiunque l'allena 1 volta a settimana, ci fa 3x6, 3x8 di base e poi prova il massimale senza programma specifico e la fa, tra virgolette, per i pettorali, neanche per fare panca. E devo dire l'1% che allena così la panca fa 100 kg. Sì, volevi dire qualcosa? Dice a me? Sì, mi pare Ah stessi no, in realtà cosa. volevo collegare. No, 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 ma seguite qua, poi tanto si inserisce benissimo, vai tranquillo. Ah, ok. E quindi che succede però? Che poi passa il messaggio, poiché magari tutti quelli che la fanno 3 volte a settimana, i powerlifter o gli entusiasti della panca, li fanno facili 100 kg, passa il messaggio, 100 kg sono facili, li fanno tutti. Quando poi non è vero, perché appunto li fanno magari tutti quelli che vogliono specializzare la panca, che la fanno come scopo del loro allenamento, ok? Ho detto la panca, ma possiamo dire la stessa cosa per altre cose, che ne so, fare 15 trazioni, fare il proprio peso corporeo nelle dips, 3 body weight, 2 body weight, teniamoci anche bassi di stacco, eccetera. Sono prestazioni che se stiamo parlando che l'esercizio e la prestazione specifica è l'obiettivo dell'allenamento, probabilmente sì, sono, se non entry level, poco più. Ma se invece l'esercizio è un mezzo utilizzato per fare altro, per esempio per fare bodybuilding, e viene fatto 1 volta a settimana o poco più, e non è fatto, cioè il programma non è basato sul migliorare l'esercizio, ma vede l'esercizio come mezzo per fare altro, diventano prestazioni anche di livello, per nulla entry level. Sì, qua guarda, su questo discorso degli standard di riferimento, è un discorso che secondo me si potrebbe fare un podcast solo su questo. Anche qui, secondo me, c'è un misto di tante cose. Cioè, da un lato, chi purtroppo mi spiace dirlo, ma lo fa in malafede, cioè ha tutto l'interesse nel promuovere certe idee, certi carichi, certi riferimenti, con la consapevolezza che non sono proprio così che stanno le cose, e lo fa perché poi può dire: guarda, forse non ti sei allenato bene se non l'hai ottenuto, o guarda, forse con quest'altro metodo, con la mia consulenza, un mio corso, puoi ottenere. E addirittura, cioè, sono stati chi hanno detto: guarda, questa prestazione, sparo una che ne ho sentita dire non tanto tempo fa, 300 kg di stacco, li possono fare tutti con un buon allenatore. Allora, giusto per dare un po' di contesto, si può parlare 100 kg di panca, no, 90, no, 110, però 300 kg di stacco, ragazzi miei, con tutto il bene che vi voglio, sono una prestazione super mega eccezionale, ok? Di sicuro non la persona media le può fare, e per dare un po' di contesto, fino a non tanto tempo fa, e per non tanto tempo fa intendo 3, 4, 5 anni, 300 kg di stacco nelle gare nazionali di powerlifting, dove ci sono tutte persone selezionate, dove ci sono i migliori, quelli che E sono sopra fanno solo di tutti, quello come obiettivo. che hanno quelli più dotati, che si sono appassionati, che sono resistiti, che non si sono fatti male negli anni, che hanno comunque continuato, eccetera. Esatto. Selezione della selezione della selezione. Tra questi, occasionalmente capitava qualche 300 di stacco, cioè raro, che quando succedeva tutti applaudevano, era una gran cosa. Addirittura una gran prestazione ancora fare gli attrezzati, cioè col corpetto. Ok, perciò dire adesso, qualche anno dopo, che 300 kg di stacco li possono fare tutti da raw, ragazzi, cioè, io capisco che il livello sia un po' aumentato, ma è un livello falsato, cioè quella è la percezione che tu vedi da fuori di quello che rimane in cima, di quello che si è selezionato, non è il livello medio. Il livello medio è Maledetto un'altra cosa. Instagram. Dimmi? Maledetto Instagram. Sì, come vai, Domenico ne ha parlato tante volte di queste cose qua, però se sei talmente abituato a vedere l'eccezione che ti sembra Diventa la normalità. che sia quello normale, capito? Però non è così. Se tu giri su una palestra, non sono quelli i numeri che vedi.
tu giri una palestra e fai 100 kg di stacco e la gente già ti guarda come qualcosa di eccezionale, eh? Forse nelle palestre specifiche di powerlifting no, ma nella maggior parte delle palestre, diciamo, normali, palestre di quartiere, catene e via dicendo, già che fai 100 kg di stacco o di squat, la gente ti vede con gli occhi sgranati. E sono prestazioni normalissime, diciamo, per uno che si impegna da tanti anni. Sì, poi sempre su, collegato a questo discorso, mi preme precisare che non è che per forza di cose uno che promuove questi numeri, questi carichi, sia sempre malizioso o abbia sempre un interesse. C'è gente che è semplicemente inserita in un contesto dove non si rende conto di come siano cambiati i riferimenti, perché conoscenti, amici, clienti, eccetera, mi è capitato che veramente credano che siano fattibili queste prestazioni di norma e che se loro non le fanno c'è qualcosa di sbagliato, non si stanno allenando bene. Cioè, certo, se tu magari sei una persona dotata che nella tua vita ha frequentato solo magari palestre di powerlifting finalizzate alle gare, dove ci sono tutti atleti dotati e che vogliono gareggiare e si allenano per quello, e praticamente ti sei guardato intorno e hai sempre visto gente fare 200-250 kg come la normalità, potresti iniziare a pensare che quella è la norma, perché ti dimentichi di pensare che le palestre sono già palestre dove vanno persone selezionate. All'interno di queste le gare le fanno persone dotate e che hanno la volontà di impegnarsi in un certo modo, e poi i top nelle gare sono selezione della selezione della selezione. Allora, una persona, diciamo, in buona fede, posso anche capire che dimentica che ci siano tutti questi livelli di selezione e pensa che quindi sia il livello medio. Un professionista però del settore che per forza di cose avrà allenato tanta gente, e che, cioè, nessuno inizia specialista, ok? Inizio carriera, qualsiasi allenatore non è che allena soltanto i fuori classe, avrà allenato la persona media e il signor Maior Rossi sicuro per forza, perché nessuno parte già ad allenare top del top. Non posso credere che tu veramente credi scientemente che quello sia il livello medio, perché tu devi per forza aver lavorato con le persone medie, devono per forza esserti passate fra le mani, per forza devi aver scritto programmi per le persone veramente medie, nella media. E quindi faccio fatica a credere che tu dici certe cose in buona fede totale. Sì, ma poi è una generalizzazione talmente grande dire tutti possono fare una determinata che non entro un miliardo di fattori, in primis il peso corporeo, se parli di prestazione di forza, diciamo ok, ma il peso corporeo è fattibile quella prestazione, perché magari tante persone non sono disposte ad arrivare a quel peso per corporeo. Esempio, una però cosa che magari chi non è strettamente nel powerlifting non sa, è che per il discorso che abbiamo fatto prima, spesso nel powerlifter, se non ha una categoria di peso o se comunque sta basso rispetto alla sua categoria di peso, c'è una ricerca volontaria di incremento di peso corporeo che non è per forza muscolare. Se è necessario, ingrassano anche volontariamente perché devono riempire le leve, devono aumentare le circonferenze, devono prendere peso. Ciò è più vero nelle categorie di peso più alte, che non hanno il limite alto e quindi la gente tende a salire sempre di più. Ma se abbiamo una persona che magari lui di suo, a peso forma, a BF medio-bassa, sta per esempio a 70 kg e deve gareggiare fino all'85, quella potrà pure ingrassare magari volontariamente, perché mette tutto, mette muscoli e grasso, a differenza, diciamo, della persona media non powerlifter, che quando ragiona sull'incremento di peso cerca sempre di ragionare sul meno grasso possibile. Lì invece ragionano proprio sul modulare il peso corporeo e le circonferenze per le proprie necessità e la propria categoria. Quindi trovi anche persone che si spingono a BF alte, non perché hanno sbagliato dieta, hanno sbagliato, perché hanno bisogno di pesare tot, avere tot circonferenza di vita, di braccio, eccetera, per ottimizzare la prestazione. E sì, queste sono tutte cose che poi la persona media, soprattutto il ragazzino medio che vede certe cose su Instagram, non tiene a mente, perché tu spesso che si fa? Si prende questa persona che, per tutto quello che abbiamo detto, il powerlifter, no, che magari è disposto a stare al 20-25-30% di BF, è disposto a allenarsi 10-15 ore a settimana per fare 3 esercizi e specializzare al massimo quello, è disposto a lasciare indietro altri gruppi muscolari, non gli interessa dello sviluppo fisico al massimo, ma solo i muscoli che gli servono per massimizzare la prestazione. Dedica tutto a quello, ha passato varie selezioni, è portato a struttura leve, eccetera. Prendono questa persona con tutte queste, diciamo, queste parentesi, le sue prestazioni, e le vogliono riportare
su quello che magari va in palestra 5, 4, 5 volte a settimana, però vuole fare bodybuilding, non vuole ingrassare troppo, non vuole mangiare troppo, non vuole perdere l'addominale, vuole sempre vederselo, non vuole tralasciare certi gruppi muscolari e certi esercizi, non può fare, si scoccia di fare 10 ore solo di tre big a settimana, vuole fare anche altre, e via dicendo. Diventa completamente incompatibile. Decontestualizzare determinati parametri e prestazioni che le rende completamente folli, perché se noi restiamo nello stesso contesto, ancora possiamo fare paragoni con tutto quello che c'è da dire sulle differenze individuali, eccetera, però almeno il contesto è simile. Se cambiamo completamente contesto, diventa assolutamente imparagonabile. Faccio un esempio: quando feci il podcast con Mainente, gli chiesi, ma il calistenico medio che ha discreti buoni risultati, che caratteristiche fisiche ha più o meno? E lui mi disse: sotto 1,65 m, 60-62 kg di peso, VF bassissima, gambe piccolissime, peso corporeo tutto spostato nell'app. Ok? Allora, queste persone così ti fanno il front lever, ti fanno 30 trazioni e ti fanno tutte le cose avanzate di cali. La persona media mica ha queste caratteristiche. L'italiano medio è 1,73, 1,75, ha un peso corporeo più omogeneo, sicuramente non sta facilmente tutto l'anno all'8% di grasso, e quindi cambia tutto. Quelle prestazioni che magari fanno tutti quelli con quel fisico nel Cali non sono le prestazioni che possono fare le persone medie anche ben allenate, perché le persone medie ben allenate hanno altre fisicità. È un altro contesto. Sì, sono d'accordissimo, Domenico. Si può dire la stessa identica cosa appunto nel powerlifting. Anche lì, per riallacciarmi un po' a questo discorso, anche lì ci sono delle caratteristiche ovviamente che ti predispongono a una migliore prestazione, e bisogna essere consapevoli appunto di cosa lo sport richiede e se si ha o meno queste Ad esempio, caratteristiche. ti faccio la domanda, più o meno, quali sono le caratteristiche fisiche sia in termini di peso, altezza, rapporto peso, altezza, circonferenze magari, che hanno la maggioranza dei powerlifter che ottengono buoni risultati, oppure se vogliamo parlare per esercizio, quindi specialisti dei vari esercizi. Allora, anche qua io, giusto così in appunto, ci ho scritto diverse volte degli articoli su questo argomento che se qualcuno gli interessa li può trovare sulla mia pagina, perché sono molto più dettagliati per non stare qui 2000 ore a perdere tempo adesso. Allora, in linea di massima, il powerlifting favorisce le persone basse di statura, brevi linee, ma adesso aggiungo un altro po' di dettagli. Per brevi linee intendo che generalmente dopo ci sono le eccezioni, hanno gli arti corti rispetto al busto, ok? Quindi a parità di altezza, ok, con gli arti corti, due soggetti se sono alla stessa altezza, quello con gli arti corti tendenzialmente è un po' più favorito, ok? Questo diciamo è un po' il requisito di base. A parità di questo, più sei pesante di peso corporeo, meglio è, ok? Quindi più sei pesante in rapporto alla tua altezza, più è conveniente. Abbiamo visto un po', diciamo, a livello empirico, osservazionale, che la media si aggira sull'HP più 20, ma qua devo fare un po' di precisazioni. Se sei di statura media, più o meno questo è il valore che è più o meno veritiero. Cioè, cosa vuol Sicuramente dire? è intorno a 1,75, quanto lo consideri? Sì, giù di lì, ecco, fa conto che 1,75 generalmente gregge nella meno 93 kg, ok? Che significa che pesi di più di 93 kg di solito, tagli quello che ti serve giusto giusto per entrare dentro la categoria peso. HP più 20 per essere competitivo. Sì. Ok, HP più 20 per tutti quelli che vogliono fare powerlifting ed avere il fisico. Che HP più 20 ovviamente è il Mister Olimpia, Che, ok? esatto, è un HP più 20 tirato, veramente tirato, è roba da Mister Olimpia quasi, quello è il senso, perché un natural che si vede gli addominali, neanche tirato, 1,75 di solito in media può arrivare a 78-80 kg se molto dotato, sicuramente non a 90-95 kg. Sì, poi aspetta perché non è finita qua, cioè più vai su di altezza, di statura, più questa sproporzione aumenta, cioè più devi, Esponenziale. più per avere diciamo lo stesso rapporto peso-potenza, chiamiamolo così,
più devi essere pesante, quindi non sarà più HP più 20, ma sarà più 22, più 23, più 24, più 25, più 30. Quindi, per fare un esempio, una persona di 1,90 m, teoricamente l'HP più 20 dovrebbe dirgli 110, nella realtà, beh, uno di 1,90 m è raro vederlo nel powerlifting perché è già troppo alto, ma se proprio dovesse fare powerlifting, quasi sicuramente va nei super massimi e sono le classiche persone che vedi che mai pesano 140, 150 e giù di lì. Ok, quelli dei super massimi che si vedono nelle categorie di peso, quelli famosi che si vedono su YouTube, eccetera, cioè, è raro che siano più di 1,90, cioè, non è frequente, e sono persone mai di 140 kg, 150 kg. Una persona di 1,80 m sui 110, 105, dipende come cadono le categorie di peso. L'eccezione è, casomai, su uno di bassa statura. Ok, lì può esserci dei casi in cui, possono esserci dei casi in cui uno è particolarmente basso e particolarmente fortunato come leveraggio, che diciamo non è che non sia avvantaggiato a salire di peso, ma ne ha meno bisogno. Cosa voglio dire? Voglio dire che il principio resta valido, però avendo un vantaggio di leveraggio così grande può essere competitivo anche senza essere costretto a salire così tanto di peso corpo a corpo. E quindi magari, non so, un soggetto molto fortunato con delle belle leve è 1,60 m, 1,65 m, e magari gareggia a 70 kg, 72 kg, 75 kg, che magari ci riesce a essere con una composizione corporea decente, insomma. Le categorie di peso più numerose, con più atleti, quali sono? L'83, 83 kg, 93 kg. Quelli, diciamo che la persona da tra 1,70 m e 1,80 m, quelle sono le range che finiscono sui 90 e qualcosa chili. Sì, dipende, dopo ti dirò, in Italia è un po' diverso perché non siamo così numerosi, così competitivi come magari altri stati, quindi mai troverai che una buona parte della classifica sono sì sicuramente anche più 10 giù di lì, però non sono così tanto pesanti rispetto alle loro altezze. Però quelli in cima, sì, quelli in cima sono praticamente sempre i più bassi di statura di categoria e i più pesanti, praticamente sempre. E di solito siamo sul range più 20 o anche di più. E secondo te, per tutto quello che abbiamo detto, se uno volesse fare powerlifting, però per esempio dandosi il limite del 15% di massa grassa, cosa succederebbe? se segnatevi l'orario, ok? E se lo state ascoltando su Spotify, andate su YouTube, iscrivetevi al canale ovviamente, date like al video e vedete la faccia di Simone mentre Domenico diceva 15 BF. Che abbiamo detto 15, non 8, 7. Esatto. Cioè 15 a volte viene visto 15 come... su Instagram è considerato obesità grave, voglio dire. Quelle... 15 le cose in è proprio il limite massimo della fase di bulk. Occhio, perché se superi il 15 dopo esatto. È un casino. No, beh, 8% credo non ci sia nessuno che natural che gareggia. Cioè, se c'è un'eccezione, è un caso particolare, ma non la norma. Adesso che, ad essere onesti, c'è stato in Italia qualche anno fa 2-3 persone che sono arrivate in gara, categorie basse comunque di peso corporeo, parliamoci chiaro, non HP chissà quanto, ma era la 74 o la 83 kg, eccetera. Erano abbastanza basse di body fat, però adesso 8% sinceramente non mi viene in mente nessuno. Però diciamo che dalle categorie 90 kg o giù di lì in su, già intravedere l'addome con la luce giusta è tanta roba, per capirci. La difficoltà è che se uno vuole a tutti i costi tenersi sotto un certo livello di body fat, è un compromesso. Ma è normale, cioè tu non vedi il maratoneta di 120 kg. La stessa cosa per il powerlifting, ed è giusto che sia così. Sì, poi per specificare un po' meglio la questione, non sto dicendo che ingrassare vada sempre bene, eccetera, eccetera. Sto dicendo che ovviamente c'è un limite a quanta massa muscolare si può mettere, ok? È palese. E piuttosto che restare solo con la massa muscolare che si può mettere, magri, con bassa massa grassa, conviene per la prestazione comunque sforare e cedere e aumentare di massa grassa. È più conveniente quello rispetto a restare magri. Poi, a parità di peso corporeo, cioè se io peso, non so, 80 kg, è comunque più prestativo essere
gli 80 kg con minor massa grassa rispetto a 80 kg. Che vuol dire che è più muscoli, ovviamente. Chiaro, cioè, dico l'ovvio, ma l'ho preciso giusto per evitare fraintendimenti. Però diciamo che se uno ha, come capita spesso, questo limite che dice no, io più di un tot non voglio ingrassare, come sempre, mi sta benissimo, fatti chiari, amicizia lunga. E qui ci ricolleghiamo al discorso che molti vendono il powerlifting o il power building, pseudo powerlifting, come una metodica per la composizione corporea e l'estetica. Quindi voglio dire, se già proprio l'allenamento, correggimi se sbaglio, ma l'allenamento strutturato in un certo modo prevede che tu abbia comunque una determinata massa anche grassa, determinate anche per un recupero articolare migliorato rispetto a quando uno è molto magro, è una gestione delle tensioni, o sbaglio? Negli allenamenti conta anche questo? Sì, vuol dire, non è che sia necessario essere grassi, però le cose sono molto più facilitate se sei più pesante. Se è così, come puoi vendere questa metodica per chi invece vuole stare tutto l'anno con l'addome tirato, vuole perseguire l'estetica e una certa fisicità? Cioè, è proprio un controsenso. Sì. Poi, come dicevo prima, no, cioè, a me sta benissimo che uno si metta come limite, non so, stare a determinate body fat e vuole comunque allenarsi in quel modo là, ma cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole, cioè, io non so. Perché anche per quello che abbiamo detto prima, cioè, se tu stai facendo comunque un lavoro specifico per la prestazione massimale su certi esercizi, però vuoi restare magro, quindi non hai un grande surplus, non incrementi molto di peso e via dicendo, e ovviamente la prestazione ne risente, anche che non fai gare. Ovviamente se tu dici io mi dedico completamente alla panca e poi perché ti autolimiti su certe cose resti a fare 110, 115, eccetera, quando vedi che gli altri magari che lo fanno, che vanno su di peso, eccetera, vanno molto più su di prestazione, anche la tua soddisfazione viene svilita da un certo punto, che ti ritrovi ad un certo punto che non sei né forte per gli standard del powerlifting, né hai il fisico perché non fai bodybuilding, e quindi ti ritrovi a dire io faccio quello, però mi trovo nel limbo, non sono né carne né pesce. Che poi è una situazione che mi sono ritrovato spesso a vedere, soprattutto con dei clienti che venivano da powerlifting non solo agonistico, anche chi magari l'ha fatto perché è caduto appunto in queste promesse di chi diceva fai powerlifting, fai powerbuilding, è il modo migliore per fare bodybuilding, eccetera, che si sono ritrovati poi nel limbo, né carne né pesce, e che poi quando si sono messi a fare lavoro per la composizione corporea al 100% hanno visto il cambiamento. Magari sono più deboli perché non fanno più determinati lavori, cioè la prestazione specifica su determinati esercizi è calata, ma il loro obiettivo era il fisico, si sono dedicati il 100% a quello e quello è migliorato. Mm-hmm. Sì, poi mi hai fatto venire in mente un'altra cosa sempre legata alla composizione corporea, che come ti accennavo prima, è proprio, cioè, è incredibile, sembra un altro sport quando sei a determinate diciamo stazze, pesi corporei in proporzione alla tua altezza, si sblocca qualcosa, magicamente cambia tutto, cioè anche alzate che prima erano scomode diventano molto più comode, e qua si apre un capitolo interessante, perché non è così intuitivo, ma una panca piana può diventare meno usurante sulle spalle a seconda del tuo peso corporeo. O uno squat può diventare meno fastidioso sulla schiena perché sei più pesante, più grasso rispetto a essere più magro. Non credo sia unicamente una questione energetica, anche se molto è dovuto a quello. Cioè, se io sono in cut perché mi piace stare con l'addome squartato, dovrò tirare indietro con le calorie, farò più fatica a recuperare gli allenamenti, è più facile che quello stesso quantità di volume di allenamento mi metta in difficoltà con il recupero, mi salti a fare un dolore, eccetera, eccetera. Al di là di questo, c'è anche una questione proprio, secondo me, anatomica. Cioè, lo squat, quando hai un giro vita bello grande, non è lo stesso squat di 2-3 punti di sulla cintura in meno. Perché quando scendi, preme, cioè, ti schiaccia in maniera diversa, hai il sostegno diverso. Quindi, quanto quell'alzata lì con quei chili darà fastidio alla tua schiena è diverso. Tra virgolette, sei quasi accomodato, come se avessi un peso scaricato, una banda elastica al contrario, in buca, perché c'è tutta la tensione che la pancia ti dà con la cintura, con le anche, che si tozzano fra di loro e tra virgolette si respingono,
ti alleggeriscono il peso in basso, quindi il punto più basso che quando le anche soffrono di più, la bassa schiena soffre di più, eccetera, tra virgolette è alleggerito. O stesso in panca magari scendi un pochino meno col gomito, mm-hmm. e prendi un pochino, prendi il non dico il rimbalzo perché si fa il fermo, però l'appoggio sul petto, oltre a essere qualche centimetro più su, riceve anche una forza, diciamo, di ritorno in maggiore e quindi si scarica di meno su tutta la componente articolare delle spalle. Io ho avuto dei ragazzi che venivano al powerlifting agonistico anche con carichi alti, poi si sono voluti mettere a fare 100% composizione corporea, che mi hanno detto proprio man mano che perdevano peso e perdevano giro vita, benissimo per quello che stavamo facendo, che avevano difficoltà nello squat, nella panca, anche a livello di stabilità e articolare, proprio per queste componenti di cambio di giro vita, eccetera. E paradossalmente, praticamente, era necessario modulare meglio il ROM, dire magari scendi 2 centimetri in meno, perché hai perso 10 centimetri di giro vita e quindi la distribuzione delle tensioni in muco è cambiata e non puoi più permetterti con quel carico di scendere così tanto, perché se no si usura l'articolazione, non recuperiamo, eccetera, eccetera. Sì, che poi sono sugli angoli peggiori, no? Sugli angoli più fastidiosi a livello articolare. Nella panca, ti dico, a volte nella panca basta veramente tanto così, più giù o più su, che la spalla la senti tutta in un altro modo. Adesso, se uno è già per le sue leve che è a pelo, che è risicato, che dici sono appena sopra, se scendo un po' di più mi dà fastidio, che è quello che basta, che dici perdo un po' l'assetto e mi dà fastidio, ecco, prendi 10 kg di peso corporeo, poi tanto così ce l'hai sopra il torace, il problema è risolto, ok? Dimagrisci e ritorna fuori il problema, quindi non solo perdi forza, è lo stesso carico, è più facile che ti faccia problemi perché sei più debole, ma proprio l'alzata è diversa. Infatti io per esempio l'ho fatto sia io stesso nel mio allenamento, l'ho proposto anche a molti ragazzi, in alcuni casi in cui si vuole fare panca, comunque la panca è un buono strumento, eccetera, anche l'utilizzo semplicemente di un fat grip sul bilanciere che ti toglie 2 dita, ma proprio 2 dita così, cioè 2, 3, massimo 4 centimetri, cambia l'esercizio di distensione su panca da un esercizio devastante in cui non si riesce mai a progredire, si infiammano le spalle ogni 2 settimane, eccetera, a un esercizio comodo che si sente bene, in cui si riesce poi a progredire e che non dà più problemi alle spalle, applicando un semplicissimo fat grip e tagliando 2-3 centimetri di ROM. Pensa che sì. Io lo faccio in multipower, sono un eretico totale proprio. No, ma infatti tante volte non viene più che altro, cioè se, tolto chi deve gareggiare, che è obbligato a seguire certi standard, tipo toccare al petto, queste cose qua, per chi non lo fa, non è obbligato a gareggiare, gli conviene guardare tutti gli altri parametri, cioè non guardare il fatto che, non so, il petto deve arrivare, cioè il bilanciere deve arrivare al petto, gli angoli articolari, guarda dov'è il gomito, dov'è la spalla, queste cose qua, o su un ostacolo, capito? Cioè se è troppo basso per te il bilanciere, mettici un rialzo, chi se ne frega, esatto. Cioè... Ma come anche per esempio il concetto di parallelo nello squat, che viene portato, sembra quasi magico, sotto il parallelo succede la magia, sopra il parallelo i muscoli non lavorano, non attivi niente e via dicendo. A parte il fatto, diciamo, che sul parallelo c'hai il ginocchio, la distanza maggiore tra ginocchio e anca, quindi ci dovrebbe essere il moment arm maggiore sul quadricipite e sul gluteo per un fatto di leveraggio. Basta, non c'è nessun'altra magia e alla fine contano i gradi di flessione di anca e l'inclinazione del busto e quanto avanti sta il ginocchio rispetto alla perpendicolare del bilanciere, che ti danno il moment arm dell'anca, del quadricipite, quindi il torque sui muscoli e via dicendo. Il parallelo non è magico, c'è una persona che magari scende un filo sopra il parallelo e sta benissimo perché quel ROM non ha infortuni, carica bene, sta tranquillo, eccetera. Se lo forzi, no, sotto il parallelo, quindi devi fare quei 4 centimetri in più, perché è magico, perché così eccetera. Poi inizia, per farlo così, ogni 3x2 l'anca si sfonda e deve fare scarico, e c'ha problemi all'iliopsoas, e c'ha problemi al retto femorale, si infiamma sempre l'inguine, il tendine dell'adduttore che si dà problemi e via dicendo. Per quei 4 centimetri in più ne vale la pena, se non deve fare gare, se sta facendo l'esercizio per costruire muscolatura, ha senso. Cioè anche tu da
Perché questa è una cosa su cui sono molto talebani i powerlifter Lo solitamente. so bene. Tu, da agonista e allenatore del powerlifting, credi che il parallelo in sé, fine a se stesso, sia qualcosa di speciale, assolutamente da rispettare? Allora, cioè, se uno è costretto, se uno deve gareggiare, è costretto, ok? Se uno non deve gareggiare, non è, cioè, devi guardare altri parametri per scegliere un esercizio. Non, come nella panca, Però capito? voglio dire, secondo te, non chiudere, chi non deve gareggiare, c'è qualche proprietà speciale nel rompere il parallelo? Qualcosa di intrinseco nel parallelo che rende lo squat più efficace? Quindi se non lo puoi fare sotto il parallelo, non lo fare proprio invece che farlo 4 centimetri più alto. No, beh, a questi estremismi no, però ti dico, opinione mia, può vale quello che vale. Secondo me, se uno non, nella sua carriera, nella sua vita, non l'ha mai provato e fatto sotto il parallelo, vale la pena provarlo e poi casomai si sceglie. No, su Questo questo sì. sono d'accordissimo. Io dico in generale, una persona che vede che ha più tra virgolette costi che benefici a rompere il parallelo, No, vabbè, è perché ci ha chiaro. provato, si è fatta seguire, però facendo costantemente lo squat sotto il parallelo Ma anche perché va incontro a problemi alle anche e via dicendo. il parallelo Farlo è una semplicemente cosa. 4 centimetri più alto, non è meglio di non farlo proprio, per Sì, esempio. ma chiaro, cioè nel senso, dopo là, secondo me, allora ti dico come la vedo io, Domenico. Tu hai un'idea di un obiettivo, scegli l'esercizio che più va incontro a quell'obiettivo. Se quell'esercizio poi la persona ti dice no, lo sento da schifo, mi fa male qua. Lo si prova ad adattare un po', come dici, non so, sposti i piedi, questo. Non se ne viene fuori, in questo caso potrebbe essere stai un po' più alto nello squat, perché sotto mi fa male l'anca, sparo. Se non se ne viene fuori neanche così, si cambia esercizio, fine. Cioè, adesso D'accordissimo. ti dirò una cosa molto strana da sentirti da parte mia. Io quando non sono vicino alle gare, ok, spesso e volentieri cambio le alzate e faccio delle cose che non sono così da talebani, così rigide come potrebbe sembrare che sia da fare. Per esempio, nella panca inclinata non arrivo a toccare il petto. Okay. Eh sì, lo ammetto, colpa mia. Per un semplice motivo: se io scendo quel tanto così in più, sento che la spalla non è comoda come sta tanto così più su. E allora dico: chi se ne frega, sto tanto così più su. Poi in gara sono costretto a fare la panca con un certo crisma e quindi devo farla in quel modo là, ma nessuno mi obbliga a fare sempre comunque questo, cioè io a un certo punto devo andare incontro a quelle che sono le mie esigenze Ah, articolari. se la Nel memoria non mi solito. inganna, era forse proprio Hatfield, il famosissimo Hatfield, che lui gareggiava anche nel powerlifting e aveva ottimi risultati di squat, ma che per la maggioranza dell'anno faceva pochissimo squat, faceva pressa, faceva altro, perché diceva che fare tanto squat comunque gli usurava troppo le anche, le articolazioni, quindi faceva il minimo per tenere una buona proficienza del gesto. Poi nei mesi vicini alla gara, dopo aver fatto tutto il lavoro muscolare con altro, dava sotto di più con lo squat e andava a fare la sua prestazione. Ma non lo, tra virgolette, costruiva facendo tantissimo squat perché per lui non era sostenibile a livello articolare. Esatto, poi a un certo punto si deve ragionare in sostenibilità. Adesso, questa è una cosa che sono stato costretto a fare quasi per obbligo a un certo punto della mia carriera, però, come ti dicevo, a un certo punto della programmazione annuale, boh, sono lontano dalla gara, io tolgo drasticamente molto del lavoro delle alzate principali nella modalità da gara. Perché? Perché mi rompono le palle quelle alzate là, mi fanno male qualcosa a far sempre tutto l'anno quelle pesanti. Quindi le tiro via un pochino, le tengo a mantenimento un minimo da dire. Non perdo così tanto la specificità, non perdo così tanto il gesto. E quindi cosa faccio? Invece di fare sempre panca da gara, faccio un po' di inclinata, mai a rom ridotto perché mi sta più comodo. Invece che fare sempre squat e low bar con i piedi larghi, faccio solo uno squat con la safety un po' più alto perché sento meglio l'anca. E mai al suo posto faccio leg press, faccio affondi, faccio altre cose. Lo stacco invece di fare 2000 volte sumo, che dopo un po' mi dà fastidio, qualcosa mi fa male, mi usura. Lo faccio una volta ogni 2 settimane e al suo posto faccio rumeno, faccio altre cose. Cioè, questa è una Questo strategia. dobbiamo dire a quelli là che dicono no, sempre stacco 2 o 3 volte a settimana perché costruisci la schiena. Questo... Questa cosa qua è una cosa che ti dico, non, io sono convinto che tanti non la pensino in questo modo qua, non te lo nascondo. È una cosa che va, per dire le cose con onestà, nel breve termine
nella prestazione del powerlifting un pochino ne risente, nel breve, nell'acuto. Ovviamente fai meno roba specifica, qualcosa ne perdi. Però nel programma, diciamo, nel grande schema delle cose, se tu dovessi ragionare su nei prossimi anni, questa è una cosa che innanzitutto ti salva da un sacco di problemi articolari, ok? Ti tiene più motivato, però poi c'è anche il discorso che io ormai sono psicopatico, mi piace allenarmi sempre. C'è gente che un po' si rompe anche le palle. E in più ti risolve tanti, tanti, tanti altri problemi. Cioè vai a compensare carenze, vai a sviluppare muscoli che sono sviluppi, vai a avere poi, cioè tutto a risensibilizzarti a certi movimenti. Cioè questo è come io di prassi faccio su di me e è come ogni volta che ne posso ne approfitto per impostare un off-season su alcune persone così. Quando mi dicono, guarda, non c'ho gara in programma, che ne dici se facciamo un periodo di volume, di ipertrofia? Boh, io tolgo il volume delle alzate di gara e butto dentro altre robe diverse.